Al Salone di Ginevra 2018 manca una vera e propria novità firmata Alfa Romeo. La casa del Biscione però risponde con, oltre alle versioni speciali N-Ring di Giulia e Stelvio, anche con due edizioni speciali e particolari della 4C. La sua biposto sportiva sono nell'ordine la 4C Spider Italia e la 4C Coupe Competizione. Andiamo a vedere un attimino più nel dettaglio in cosa si caratterizzano. Prima di tutto in questa bellissima colorazione azzurro, veramente particolare, così la 4C risalta veramente ancora di più nella sua indole sportiva, oltre che nella sua eleganza. Si modificano anche gli interni in questo caso. Vediamo chiaramente i sedili avvolgenti in pelle alcantara con queste belle cuciture gialle a vista. Molto più rifinita anche la plancia, sempre con le cuciture gialle a vista. Volante sportivo sagomato nella parte inferiore. Insomma, qui abbiamo un abitacolo generalmente più curato e più sportivo rispetto a una 4C standard. Bello poi vedere qui vari montanti in fibra di carbonio, estrema leggerezza per la macchina. Vi ricordo le specifiche tecniche, con un peso che è inferiore ai 1000 kg e il motore posizionato posteriormente centralmente da 240 cavalli, 1750 centimetri cubi. Diamo un'occhiata poi, Christian, seguimi, qui al doppio terminale di scarico firmato a Krapovic, in grado di far sprigionare tutta la voce appunto del 1750 centimetri cubici, e vi assicuro che chi ha già sentito una 4C cantare sicuramente rimarrà ancora di più impressionato da questa versione. A fianco però abbiamo la sorella con il tetto rigido, colorazione grigio Vesuvio, un grigio opaco che fa risaltare ancora di più le caratteristiche sportive di quest'auto, con queste due strisce che partono dal cofano anteriore e che corrono su tutta la lunghezza dell'auto. Il Biscione bello a vista, ben presente. Anche qui vediamo dei richiami alla fibra di carbonio, il motore bello a vista, mi piace davvero notare questo tipo di particolare. Piccolo spoiler posteriore in fibra di carbonio, anche in questo caso doppio terminale di scarico firmato a Krapovic. E diamo un'occhiata però sempre agli interni per vedere come sono cambiati anche in questo caso e per vedere quali sono le differenze rispetto alla 4C Spider Italia. Vedete che la pelle e l'alcantara sono sempre ben presenti a sottolineare la sportività dell'auto, con questo bel sedile a cannelloni nella parte dove appoggiamo le terga. Bello anche vedere come sia tutto sommato sempre minimal ma ugualmente curato il sistema radio di quest'auto. Insomma, non vi resta solamente che venire qui a Ginevra e scegliere se preferite viaggiare con il cielo aperto o con il tetto rigido. Fatemi sapere cosa ne pensate della 4C Coupe Competizione e della 4C Spider Italia nei commenti qui sotto questo video. Rimanete sintonizzati su motorbox.com e sul nostro canale di YouTube per tutte le novità dal Salone di Ginevra 2018.